Tanti visitatori al Marina di Pescara per la terza edizione di Sottocosta. Presidente Becci, una grande soddisfazione, una manifestazione che cresce anno dopo anno. Sì, quest'anno diciamo che ha pagato molto questa collaborazione col Med Festival di Gaeta, organizzato dalla Camera di Commercio di Latina, che ci ha portato un numero cospicuo di espositori, in particolare dall'altra parte del nostro paese, cioè sono aziende che vengono dal Tirreno. È la prima volta che c'è un numero così importante. Noi abbiamo l'ambizione di far diventare di questa manifestazione l'evento centrale per la valorizzazione del nostro porto turistico. La Lega Navale Italiana ha proprio come obiettivo quello della divulgazione, della promozione della nautica. Esattamente, noi siamo un'associazione che si occupa, siamo la sezione di Pescara della Lega Navale Italiana, che è un'associazione nazionale, che ci occupiamo di divulgazione della cultura del mare, delle attività sportive, specialmente rivolte ai giovani. Lega Navale che fa molta attività sul territorio. Sì, sì, noi ci occupiamo in tre campi principalmente, quello della vela, quello della canoa kayak e quello della pesca sportiva. Presidente, possiamo dire che con questa manifestazione si apre la stagione estiva del Marina di Pescara, tanti gli eventi anche per la prossima estate. Il porto turistico va vissuto anche al di là della bellezza del momento che ricorda le vacanze. In questo momento pensare alle vacanze non è assolutamente sbagliato. Noi puntiamo molto anche come attrazione per quella che è la parte commerciale. Diversi operatori sono qui presso il porto turistico e in questi anni abbiamo risposto alla crisi investendo su questa infrastruttura che riteniamo centrale dell'economia della nostra città e della nostra provincia.